Buongiorno a tutte e a tutti, sono Laura Cima e la mia storia è lunga perché ho superato gli 80 anni e quindi ho vissuto in un periodo diverso dove sono successi tanti avvenimenti e dove comunque ho avuto un ruolo con tante altre donne da protagonista, a cominciare dagli anni 70. Sul mio blog www.lauracima.it potete trovare chi sono con tutta la mia storia e quindi incuriosirvi anche della possibilità che io ho avuto insieme a tante altre donne di in qualche modo segnare la storia a nostro favore. Non è facile per le donne, come sapete, perché sempre sono state sottomesse a questa società patriarcale di cui si parla in tutte le nostre slide, che ha portato ormai il mondo veramente sulla soglia di un precipizio. Noi sappiamo che il riscaldamento globale, che i cambiamenti climatici, che le guerre, determinano una situazione di difficoltà a immaginare il futuro, tant'è vero che molti giovani come voi si stanno ribellando nelle piazze, stanno chiedendo ai politici di capire che cosa la scienza dice in merito e in realtà però mi pare che i politici in tutto il mondo, Occidente e Oriente, Nord e Sud, difficilmente capiscano oggi o quantomeno siano capaci di affrontare in qualche modo quello che sta succedendo. Quando ero vice sindaca ho dovuto affrontare due gravi alluvioni del Po e veramente abbiamo messo in discussione tutti i modi di stare insieme, di curare la natura, di curare le relazioni tra noi, di tenere conto delle esperienze dei contadini per cambiare quello che era la logica ingegneristica portata avanti dagli amministratori fino allora, che non teneva conto invece della natura, dei problemi, no? Così abbiamo incominciato un cambiamento ecologico molto legato a una, se non tragedia, grossissima difficoltà, perché c'erano stati veramente dei danni enormi, anche dei morti. E quindi in questo senso mi sento molto vicina anche a quello che state passando voi, perché non possiamo non tenere conto, insieme a tutto il discorso della cura e dell'etica della responsabilità, di quello che sta succedendo, perché ormai il cambiamento climatico è una realtà, non è una cosa che succederà, no? Io credo che sia importantissimo tener conto dell'agenda ONU 2030, consiglio caldamente di rivedere tutti i punti perché sono interessantissimi, sono anche ecofemministi, e 2030 perché il 2030 era considerato il momento in cui incominciava l'irreversibilità dei processi di cambiamento. E naturalmente io sono nata proprio come ecofemminista molto giovane, negli anni 60, quando già Rachel Carson, che ha scritto un bellissimo libro, io ce l'ho sempre dietro e me lo rileggo, La primavera silenziosa, aveva pubblicato appunto un libro che ha cambiato totalmente il problema degli anticrittogamici, di DDT in particolare. Cioè una donna esce con uno studio insieme ad altre donne e mette in discussione il modo in cui si stava distruggendo tutti gli ecosistemi e quindi i boschi diventavano silenziosi perché morivano gli animali, non solo gli insetti, ma anche gli uccelli per il DDT. Io mi ricordo quando si usava il DDT a casa mia. E in quegli anni incomincia un dibattito. Io ero nel movimento femminista, ma seguivo anche il movimento antinucleare, perché stando a Torino avevo una centrale nucleare vicina. Parlo di questo perché la mia esperienza politica è stata fondamentale, nel senso che poi, dopo Chernobyl, noi abbiamo deciso
ecologiste e ecologisti di entrare in Parlamento per cambiare completamente il modello di sviluppo tecnico-scientifico che ci aveva portato a quella catastrofe che avevamo subito. Io avevo mio figlio piccolissimo, ero spaventatissima e lavoravo ai primi computer i dati della radioattività che stava in tutti gli alimenti e anche nel latte materno, e adesso mi ritrovo con la stessa paura con la guerra e i bombardamenti sulla centrale di Zaporizhia che continua, perché abbiamo noi in Parlamento mandato avanti un referendum, io ho fatto l'appello finale, l'abbiamo vinto per far uscire l'Italia dal nucleare, e da questo punto di vista non abbiamo più avuto, per fortuna, disastri nucleari come sono successi a Fukushima e in altre parti del mondo, ma cioè, non siamo usciti dall'Europa in Europa in tanti dal nucleare, e quindi ci ritroviamo il nucleare civile oggi, che è pericoloso tanto quanto il nucleare militare, perché con la guerra in corso siamo tutti col fiato sospeso, le minacce continuano anche per le armi nucleari, adesso anche in Bielorussia e così via. E quindi questo è un altro tema fondamentale che mi ha formato. E allora seguivo la prima donna che ha veramente attraversato tutto il mondo per cercare di portare avanti il disarmo, che è Petra Kelly. C'è un bellissimo libro di Valentina Cavanna che la ricorda e che vi consiglio, perché lei è veramente stata l'antesignana di un movimento ecofemminista che poi abbiamo portato avanti in tante, anche in Italia, quando appunto siamo entrate in Parlamento, tra l'altro in modo paritario tra donne e uomini, quando assolutamente non c'era ancora questa possibilità. E adesso che potrebbe esserci, siamo tornati purtroppo indietro, e anche questo va considerato. Quindi io voglio tenere molto in conto le esperienze politiche di tutti, per cui sono state molto interessanti anche i riferimenti alla pratica amministrativa, perché sia la pratica parlamentare che la pratica amministrativa che la pratica governativa, visto che ero anche vice sindaca, sono fondamentali oggi per portare avanti il discorso della cura, il discorso della responsabilità, la capacità di essere empatici e quindi di coinvolgere in processi di cambiamento, e anche in essere portatori di speranza, come quando Petra Kelly fu uccisa. Scrisse Alex Langer, lei era, e lo stesso Alex Langer era portatore di speranza. Oggi di portatori di speranza abbiamo i giovani, che spesso vengono anche un po' criminalizzati perché magari hanno delle forme di manifestazione che non piacciono agli adulti, ma in realtà cioè o Greta Thunberg o i ragazzi che manifestano di ultima generazione o i ragazzi di Fridays for Future sono quelli che oggi si fanno più carico della cura in senso ampio. Poi è chiaro che io ho lavorato molto e veramente anche a livello europeo con Elena Pulcini, che è stato un punto di riferimento grossissimo per tutto il movimento ecologista, e lei ha scritto di tutte queste cose. Ho qui i suoi libri che mi aveva dato con tutte le dediche. Uno è appunto Cura ed emozioni, un'alleanza complessa, che anche questo vi consiglio perché è fondamentale, cioè lei analizza un punto di vista proprio, come dire, scientifico, ma anche pratico, perché lei comunque è stata un'attivista e anche una candidata ecologista nelle elezioni europee, nelle elezioni locali e così via, e poi ce l'ha portata via il Covid purtroppo, ed è stata una grandissima perdita. Ma vi sto dicendo, vi sto parlando di produzioni che non sono così diffuse, non ripeto tutte quelle che sono state già citate, ma ci sono tantissime donne in cui noi dobbiamo andare a ritrovare le radici,
di ecofemminista. Io credo che oggi non si possa più essere solo femminista, bisogna essere per forza ecofemminista, bisogna essere per forza capaci di collegare la liberazione delle donne dal rapporto dispari con gli uomini. Non è solo differenza, magari fosse differenza, è una disparità sempre più terribile, questo patriarcato morente. Io penso a Putin o alla Ayatollah che ci sono in Iran o all'Afghanistan, no? Cioè è proprio, si vede che è un tentativo disperato di mantenere un modello di sviluppo e un modello sociale di potere che non ha più la possibilità di rimanere, anche per tutte le cose che sono dette prima nelle relazioni che mi hanno preceduta, per questi cambiamenti rapidi, per le catastrofi, per le pandemie e che non sono finite. Hai notizie di questi giorni che in Giappone si paventa di nuovo una ripresa fortissima del Covid. E quindi, come dire, in una situazione di questo genere, continuamente ci fa rimanere instabili e anche col rischio di perdere l'entusiasmo del cambiamento, avere un raccordo con tra generazioni e noi stessi andare a ricordare anche ai giovani le generazioni precedenti, credo che sia fondamentale. Da questo punto di vista, per esempio, vi segnalo un altro libro della prima ecofemminista, appunto negli anni 70, Françoise Dobon, che si chiama Il femminismo o morte. Ecofemminista perché lei chiaramente dice che il tipo di predazione dei corpi che i maschi dal patriarcato usano nei confronti delle donne è la stessa predazione che usano nei confronti della natura e nei confronti di altri popoli che conquistano con le guerre, no? Il colonialismo, pensiamo per esempio l'imperialismo, il colonialismo e così via. È la stessa radice del patriarcato che noi dobbiamo combattere. Per questo se vi leggete questo nostro decalogo che abbiamo lanciato, non è un caso, proprio paventando quello che poi è successo, cioè il fatto che la gente si fosse così disaffezionata alla politica e anche alle istituzioni repubblicane previste dalla nostra bella Costituzione, che ci sarebbe stato nelle politiche che quando noi abbiamo diffuso questo decalogo. Astensionismo mai visto, e in effetti è successo e continua a succedere. E proprio per questo noi abbiamo cercato di mettere in modo empatico una serie di temi che magari rincorrono nei programmi, sempre meno devo dire, perché sono sempre più poveri, sempre più ridotti a parole così anche un po' consuete e desuete. Quando avvengono delle elezioni, perché si tornasse proprio, prendendo l'agenda ONU 2030 che citavo prima, a parlare di cose molto concrete e quindi dei bisogni e dei temi che noi come società civile femminista ed ecofemminista avanzavamo a chi si candidava, e c'è stato, devo dire, anche molto ascolto e molta condivisione per un buon governo nel caso in cui appunto si fosse andate a governare. Qui siamo un paese in cui siamo continuamente in elezioni, anche adesso, il prossimo weekend, ci sono i ballottaggi, ma c'è anche l'altra tornata di elezioni, dopodiché si comincerà a prepararsi per le europee. E in realtà però tutta questa grande continuo confronto elettorale non è più sentito, tant'è vero che la gente non lo condivide, non partecipa, non ci crede, e la politica è sempre più scollata e non c'è più partecipazione, o ce n'è molta poca. Allora noi abbiamo messo proprio come primo punto in questo nostro
manifesto, che decalogo, perché appunto questi 10 punti abbiamo un po' radunato, per il buon governo la cura come stile politico complessivo, cioè non come la cura del lavoro non pagato domestico, che la mia amica Antonella Picchio, importante economista a Pechino 27 anni fa, portò e riuscì a ottenere l'impegno di tutti i governi a considerarla nel PIL, perché in realtà il lavoro di cura non pagato è quello che regge il mondo, lo sappiamo tutte. Finché le donne accettano di sostenere, come fanno dappertutto in tutto il mondo, l'80% del lavoro di cura e del lavoro domestico, le economie reggono per questo, e si possono anche fare le guerre, perché poi le donne ricostruiscono i rapporti, le relazioni, ricostruiscono la società dopo, come lo hanno fatto, lo stanno ancora anche facendo dopo la pandemia, no? Un sacco di donne hanno perso il lavoro perché dovevano curare durante la pandemia e non potevano curare gratuitamente o basarsi su servizi pubblici che non c'erano più, non erano assolutamente sufficienti. E questa situazione continua, cioè in Italia tra l'altro abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile, e questo è un segno patriarcale fortissimo. In realtà in politica ci sono sempre solo uomini e pochissime donne. Voi guardate i candidati, io ho gli elenchi in ogni regione dove si è votato, in ogni comune, quanti sono i candidati sindaci maschi e quanti sono le donne. Le donne sono pochissime, sono in piccolissimi comuni. In regione, nei grandi comuni, i candidati sono di liste civiche o di partiti sostanzialmente maschi, e quindi c'è sempre una maggioranza di maschi ovunque. Ma nonostante tutte le cose che sono fatte, le varie raccomandazioni anche rispetto al PNR, voi sapete che c'è stata fatta una grandissima lotta per fare in modo che ci fosse una distribuzione equa tra uomini e donne delle risorse del PNR, ma è notizia di ieri, mi pare, che per esempio le risorse per l'asilo già sono state tolte per gli asili, che erano fondamentali da noi perché non abbiamo asili, e quindi come fanno le donne a fare i figli? Poi ci si lamenta perché c'è il calo demografico, no? E lavorare nello stesso tempo, perché con un solo stipendio non mi pare che si riesca a vivere con questa inflazione che aumenta sempre di più, e nello stesso tempo una donna non può permettersi oggi, con questa violenza crescente che sicuramente anche la guerra determinerà, perché ormai i modi sono questi, c'è un odio generalizzato in rete che veramente fa spavento, ma anche, non so, nei ragazzi giovanissimi, cioè ragazzi che accoltellano, che uccidono, che aggrediscono, è all'ordine del giorno, non se ne... Oppure i femminicidi che continuano tranquillamente, aumentano, adesso diventano anche uccisioni di figli per vendicarsi delle mogli che non sono abbastanza succubi e vogliono magari abbandonare il padre violento. Oppure vengono con una legge che noi chiediamo in questo decalogo di abrogare, vengono allontanati con la violenza, la legge che dice della bigenitorialità, che sarebbe un principio giusto. Peccato che i padri violenti patriarcali lo usano per togliere i figli alle madri, lo sapete, è un processo spaventoso, a volte arrivano con i bambini che piangono, si aggrappano alle porte, eccetera, le forze dell'ordine portano via per ordine del padre i figli alle madri, e poi i padri non gli badano, e quindi magari vanno a finire in case, e cioè è una guerra continua. Cioè, non bisogna chiudere gli occhi, chi poi sta in un'amministrazione sa bene, perché conosce anche i casi,
la questione che pongo all'occhio di chi vuole affrontare il problema della cura e dell'empatia, perché mi chiedo quale empatia ci sia nel chiedere il diritto alla bigenitorialità e poi comportarsi come fanno questi padri che esercitano solo il loro potere sui figli e sulle mogli, no? con violenza. E pensate appunto a tutte le donne che vengono stuprate, che vengono uccise ogni giorno nel mondo. Poi è una situazione veramente intollerabile, se pensiamo ai casi che ho citato prima come i più tragici. Allora, il problema reale è capire come andare avanti concretamente a proporre a livello politico, per esempio, la cura, come dicevamo, come stile politico complessivo, e nello stesso tempo però chiedere anche quello che si ottenne a Pechino, che questo valore della cura non pagata delle donne fosse conteggiato nel PIL e quindi nella spesa pubblica ci fosse priorità alle donne rispetto ad avere anche una serie di ricompense per questo lavoro di cura, fosse conteggiato, no? E naturalmente il fatto che noi anche qua chiediamo che insieme al PIL in realtà sia anche tenuto conto di un indicatore che, grazie a Linda Laura Sabatina, che è insieme amica, che da sempre si occupa di queste cose all'Istat, è ormai patrimonio comune, ma non si capisce quale entità politica lo stia usando. Il BES è il benessere equo e sostenibile, che dovrebbe integrare il PIL, cioè da una parte ha il PIL che è l'indicatore della ricchezza. Dall'altra parte tu però devi calcolare anche il benessere, e d'altra parte anche voi ne parlate in questo seminario, mi pare che ci sia proprio empatia benessere, non ne abbiamo parlato neanche qua precedentemente, non mi pare di aver sentito la parola benessere da nessuno dei relatori, ma invece è fondamentale per noi ecofemministe il benessere, perché per esempio non puoi avere un benessere in una situazione in cui c'è un inquinamento altissimo, c'è una cementificazione che ti toglie qualsiasi spazio verde, c'è la paura di catastrofi, di allagamenti, di frane, come si sta vivendo da voi in questo momento. Non sai se la tua casa ci puoi tornare o non ci puoi tornare, se ti devi rischiare delle gravissime malattie perché l'acqua che non si libera nella tua strada porta tutti i veleni che ha raccolto e non riesce a defluire. E quindi la necessità di calcolare il benessere è una nostra richiesta a tutti i livelli politici, e gli indicatori li fornisce l'Istat, non è che non ci sono. E quindi bisogna cercare di usarli, e bisogna anche pretendere. Quando ho fatto la parlamentare, una delle prime proposte di legge che ho fatto, insieme a quello del cognome della madre, che anche la Corte Costituzionale impone, ma che la legge non si fa, visto il patriarcato che c'è in Italia, era le statistiche disaggregate per sesso. Noi non sappiamo mai, quando succedono cose, cosa succede agli uomini e cosa succede alle donne, perché è molto diverso, cioè non sono le stesse cose che succedono alle donne e agli uomini. Per esempio, come ho detto, rispetto alla perdita di lavoro durante la pandemia, chiaramente c'è stata una altissima percentuale di donne che hanno perso il loro lavoro, non sono più riusciti a riprenderlo nel frattempo. Quindi due cose fondamentali che noi abbiamo riproposto anche qua, e poi abbiamo riproposto il fatto che ci deve essere del tempo per i figli e per le figlie, ma anche per essere figli e figlie, amici e amiche, persone solidali nei piccoli e grandi collettivi umani dentro i territori in cui viviamo. Cioè non possiamo solo lavorare
pagate e non pagate, sottopagate, precarie e così via. Dobbiamo anche avere il tempo di goderci le relazioni, come si diceva prima, perché voglio capire in certe situazioni drammatiche come si godono le relazioni se non c'è il tempo per. Quindi bisogna rivendicare anche, anche questo. E così rispetto al problema del lavoro si collega con la cura, come ho detto, il secondo punto del lavoro, perché nel lavoro, insieme al rapporto di lavoro, ti deve essere garantito anche il periodo per cui tu, a cominciare da te stessa, puoi esercitare il diritto alla cura e le relazioni di cura, degli affetti, di amore e così via. Rispetto al terzo punto, noi abbiamo messo la transizione ecologica e il contrasto alla catastrofe climatica, e ormai credo che non si possa non più tenerne conto, e qui abbiamo messo tutta una serie di cose che si sanno, cioè io non ve le ripeto perché le potete leggere per vedere insomma come sono state organizzate, in che rapporto, ma sono cose che sappiamo tutti. Il problema è che quando ci si candida come sindaco o come parlamentare, si dice io voglio fare questo, farò quell'altro, concretamente, non dei discorsi generici, campatinaria e accattivanti che poi non si traducono in nessun impegno reale. E quindi ad esempio noi abbiamo messo in rilievo la cura, la messa in sicurezza, la manutenzione, la protezione del territorio, fermandone il consumo, per esempio la cementificazione, oggi lo si dice continuamente ma si continua, e il contrasto al dissesto idrogeologico sulle coste e nell'interno, la difesa delle spiagge, la riqualificazione urbana a partire dagli edifici pubblici, scolastici e residenziali. Pensate, ci sono ancora scuole che hanno l'amianto e non sono ancora state bonificate, e ogni tanto cadono anche dei soffitti nelle scuole, cioè se c'è una situazione scolastica, immagino adesso anche con l'alluvione quante scuole non siano più così sicure si siano anche, come dire, rovinate in qualche misura, perché magari c'è stata un'entrata dell'acqua che ha distrutto tutta una serie di attrezzi, di banchi, di cose in cui la scuola deve vivere, di spazi, no? Di palestre, eccetera, e così via. E così chiediamo di fermare le grandi opere. La cura è piccole opere invece di manutenzione, e naturalmente la cosa importante è fermare la lobby delle armi, che si sta arricchendo in un modo impressionante a scapito della vita e della distruzione di troppe risorse. Noi invece vogliamo usare le risorse per garantire il benessere, perché questo sarebbe un passo avanti importante per demolire il modello patriarcale e cercare spazio alla politica e alla cultura femminista, ecofemminista, perché questo è il nostro obiettivo. Non perdiamoci a rincorrere maschi patriarcali, ma uniamoci, perché è difficile farlo con le nostre differenze, ma dobbiamo trovare degli obiettivi comuni che garantiscono il futuro, soprattutto il futuro dei giovani, dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché avranno molte difficoltà se continuiamo così, come è chiaro ormai a tutte e tutti.